ricordare che le battaglie di Nilde per l'elezione diretta del Parlamento europeo sono state battaglie di avanguardia. Ora noi la ricordiamo sempre spesso, diciamo fondamentalmente per la rivoluzione femminile che ha attuato, che ha contribuito ad attuare in Italia, una rivoluzione di costume, una rivoluzione democratica. Però il suo impegno per quanto riguarda l'Europa è stato altrettanto forte ed anche diciamo all'avanguardia. Luci ed ombre naturalmente di questi passaggi, e comunque è una cosa, come dire, da analizzare molto a fondo. Io penso che nel portale si potranno trovare dei documenti che di questa sua autonomia intellettuale, di questa pulsione democratica, ci sono più segni di quanti ne sono stati registrati. La parola alla nostra Presidente, sì. Livia Turco. Ma io credo che questi due strumenti, queste due cose, questo portale e il video, la parola Nilde Iotti, siano veramente molto efficaci. E diciamo che li abbiamo intensamente voluti, perché non posso dimenticare che quando abbiamo iniziato come Fondazione Nilde Iotti, ormai 10 anni fa, avevamo a disposizione uno strumento, che era la biografia di Nilde Iotti scritta da, che era la, avevamo uno strumento, la biografia di Nilde Iotti scritta da Luisa Lama, che resta un grande punto di riferimento. E in questi anni, girando in lungo e in largo per l'Italia, soprattutto andando nelle scuole, mi sono resa conto di quanto avessimo bisogno, intanto di quanto fosse importante far conoscere Nilde Iotti, perché pur essendo stata lei una grande protagonista, non era così scontato che le persone, soprattutto i più giovani, la conoscessero. E quindi quanto è importante fare un'azione di far vivere la memoria e di attualizzare questa memoria e di trasmettere questi valori. E quanto fosse importante avere gli strumenti adeguati. E dunque l'attività di ricerca e di approfondimento del pensiero, che in questo centenario, e grazie anche alla struttura della Presidenza del Consiglio, si è riuscita a realizzare. Usciranno altri volumi che raccolgono i convegni che sono stati fatti. Ma quanto sia importante proprio lo strumento del video, della comunicazione diretta, quindi far sentire direttamente la parola di Nilde, credo che riuscirà a coinvolgere quelli che noi vogliamo coinvolgere in prima persona, che sono i nostri giovani. E quindi questo faciliterà insomma l'azione di diffusione del messaggio di Nilde Iotti. Ecco, scusate se io insisto su questo aspetto, far conoscere, diffondere il messaggio e far vivere la memoria, perché non è scontato, è fondamentale. Poi c'è la parte di cui il portale è uno strumento prezioso. Ricordo anche la digitalizzazione che è stata fatta della Biblioteca Panizza di Reggio Emilia è un altro aspetto importante, il lavoro attivato la Biblioteca della Camera, insomma oggi abbiamo gli strumenti per sia approfondire il pensiero e fare ricerca, e sia gli strumenti per diffondere la conoscenza di Nilde Iotti. E quindi io penso che questo che abbiamo visto oggi sia un traguardo molto importante, e a cui seguiranno altre cose che sono ancora previste nel progetto del centenario. Quindi grazie a Graziella, grazie al nostro Mercuri che è stato insomma tenaci, e vi ringrazio anche personalmente. Bene, in tema di ringraziamenti dobbiamo ringraziare Radio Radicale e Radio Immagina, che ha seguito i lavori in diretta di questo nostro incontro, e auguriamoci di rivederci al più presto senza mascherina e con una nuova interessante iniziativa.